Ciao a tutti, bentrovati al nostro appuntamento Una fiaba avvicina i sogni. Oggi vi racconterò una leggenda che proviene dall'Africa. La formica e lo scarabeo. Da tempo immemorabile viene tramandata da una generazione all'altra una leggenda, quella che riguarda le formiche e gli scarabei. Voci mai provate, però, dicono che questi ultimi amino mangiare le formiche e di conseguenza tra formiche e scarabei non corre proprio buon sangue, malgrado vivano nello stesso spazio e siano quindi condannati a condividere lo stesso destino. Le formiche, per dirla proprio tutta, odiano gli scarabei e come minimo girano la testa dall'altra parte quando li incrociano. Secondo questa leggenda, un giorno il proprietario della terra dove vivevano questi due animaletti propose loro di indire un sondaggio per poter utilizzare un insetticida contro gli scarafaggi. La campagna pro e contro fu accesissima, ma alla fine, visto anche il numero enormemente superiore delle formiche rispetto a quello degli scarabei, vinse il partito del sì all'uso di quella sostanza mortale. Le formiche esultarono perché credettero che così si sarebbero sbarazzate una volta per tutte dei loro nemici. E siccome in una democrazia è la voce della maggioranza quella che conta, fu adottato l'uso del pesticida. Ma, ahimè, una volta spruzzato il pesticida, morirono sia lo scarabeo che la formica e tutti gli altri animaletti che vivevano in quello spazio. Sparirono proprio tutti, anche il grillo che si era stenuto dal vuoto. Si salvarono solo le coccinelle, che avendo assistito alla campagna sull'uso di quella sostanza mortale e avendo capito subito le conseguenze, volarono via per tempo. La morale? Semplice. L'odio che ben conosceva gli animali e quindi l'essere umano non rende soltanto ciechi e sordi, ma anche incredibilmente sciocchi. Spero che anche la fiaba di oggi vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!